Ciao amici, questo è Zeffo che vi parla e questo canale in teoria è morto, però negli ultimi giorni avevo voglia di giocare a Pokémon e fare run con Pokémon che non uso mai, però non avevo mai il tempo di farle, tranne adesso che è estate e non c'è nessuno a casa e quindi oggi è capitato un giorno in cui non avevo niente da fare. E quindi oggi giochiamo a Verde Foglia e credo che la ROM sia buggata benissimo. Siamo delle bellissime pimpe, quindi niente. In realtà ero preso bene che volevo rifare una simile challenge come quella dell'anno scorso di Argento, solo che in 72 ore è impossibile da fare. Anche velocizzando e quindi faccio in modo diverso, cioè invento le regole man mano che procediamo e cercherò di registrare più roba possibile tutte insieme, così forse per una settimana ho qualcosa da farvi vedere e praticamente niente, questo sarà un nuovo format che farò quando avrò quei giorni in cui non voglio spararmi in bocca, ecco. E quindi niente, cominciamo, diamoci un nome. Sono a corto di idee, il mio rivale si chiamerà ovviamente. Ecco, allora, io in realtà non voglio usare lo starter, quindi la prima palestra come merda faccio? Non voglio usare Pokémon che non uso mai, vabbè, vaffanculo. Anche se non c'entra una sega con Godzilla, ma va bene così. Oh no, ho preso Charmander. Dunque, siccome questo gioco non l'avevo ancora giocato, mi hanno detto che bisogna andare qua per farsi dare qualcosa che non ho letto perché non ho voglia di leggere. Dopodiché dobbiamo tornare a Bianchvilla perché c'è il professor Oak che ci deve dare della roba. Ecco fatto. Avete visto? Devo dire che Pokémon Let's Go Pikachu è veramente all'avanguardia. Non tutti possono capirla questa cosa. Sei durato molto, Bulbasaur. Perfetto, la run inizia per davvero. Stavo per perdere contro un Rattata e devo dire che cominciamo proprio bene. Sono un bot, potrei già morire. Uno, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 8. Calcolati alla perfezione. Sto avendo difficoltà con i Weedle. La cosa non è proprio entusiasmante, devo dire. Oh, che bella questa run di graffi. Sto pure finendo i punti potenza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Vaffanculo però. Ok, siamo arrivati a Plumbeopoli. Allora, non ho voglia di pensare, andiamo subito. Avanti, broccolo. Spacco la faccia. Oh no, è stato difficile, devo dire. Giuro, se mi muori prima di arrivare al centro Pokémon ti... Ecco. Beh, insomma, la regione di Kanto offre proprio tanti Pokémon, tanti tipi di Pokémon diversi, bellissimi, con un design avvincente, assolutamente stratosferico. E insomma, io Magikarp me lo prendo. Non ho dato il soprannome Magikarp, sono un bot. Lì c'è un revitalizzante che mi farà comodissimo. Tanto vado a morire. A posto. L'avevo detto che mi sarebbe servito. Wow, ho trovato Boato. Quelle MT che servono, no? Di sopra c'è Gary che mi aprirà leggermente il culo. Quindi noi facciamo una cosa molto... molto bella, cioè si farma. Yoink! E lo chiameremo
La mia fantasia ha raggiunto livelli mitici. Facciamo che te ne vai a fanculo per un po'? Ah, mi sto proprio divertendo. Comunque, giusto perché mi sto rompendo la minchia e qualche stronzata la devo pur dire ogni tanto. In realtà ce lo ricordiamo che abbiamo lasciato in sospeso una certa serie sul canale, sapete, no? Quella dove ogni tanto rispondiamo a quello che chiedete, ma solo quando vogliamo, perché ogni tanto fate delle domande molto molto scomode, del tipo dove si trova Bin Laden, quindi non possiamo dirlo perché altrimenti poi i servizi segreti americani ci inculano con la sabbia, perché lo sanno tutti che in realtà Bin Laden è ancora vivo da qualche parte, ma i poteri forti non vogliono dircelo perché, sì, quindi mi spiace, ma dobbiamo tenere il, ecco, chiuso, quindi ecco, ma tranquilli perché potrei spoilerarvelo, ritornerà, non so quando, perché non c'è il tempo neanche per respirare ormai, voglio morire. Questo gioco è divertente, l'avevo già detto? No, perché nel caso lo dico di nuovo, perché va detto, questo gioco è proprio divertente. È stato pensato benissimo, la prima generazione non ha imperfezioni, è fatta alla perfezione, miglior gioco mai partorito dalla mente umana, soprattutto a livello di bilanciamento di livelli, perché insomma, come potete notare, ci si può davvero allenare con qualunque Pokémon dappertutto, perché ovviamente l'esperienza è stata proprio elargita a livelli extragalattici, quindi insomma, non lamentiamoci, anzi dateci un altro remake di Kanto, perché insomma non ci bastava. E mi raccomando, in Pokémon Masters i primi Pokémon e i primi allenatori, mi raccomando, tutti prima gen, perché altrimenti poi vuoi mettere con quelli che sono rimasti fermi a Charizard con quattro mosse di tipo fuoco, adesso non vogliamo certo destabilizzare i poveri decerebrati, volevo dire i veri fan della serie, no? Quelli che dopo i primi 151 tutta merda, tutti falliti, giusto? Ecco, mi raccomando, ricordiamolo. Che altrimenti, come mi disse un'amica poco tempo fa, se non lo diamo tutti la prima gen, ci si presenterà sotto casa Masuda nudo con una copia di Let's Go Pikachu e saremo costretti a giocare solamente a quel gioco per i prossimi 50 anni, e non importa se usciranno altri Let's Go, perché appunto solo i Let's Go di prima gen sono quelli belli e quindi dovete inculare con la sabbia. Sentite, sapete cosa? Io vado, poi al limite le prendo nel culo fortissimo, però tanto, cazzo c'è. Tra l'altro io per la prossima palestra non ho Pokémon, cioè mi aprirà il culo solamente guardandomi. Sono ricco, devo dire. Che poi anch'io, che cazzo mi metto a fare gameplay su YouTube adesso che praticamente non se li caga più nessuno, cioè addirittura Ciccio se ne è andato su Twitch, che sennò poi gli demonizzavano i video, porca merda. Finiti gli allenatori. Oh no, c'è Bill. Va bene, vai a fanculo, ciao. Yeah, entusiasmante, devo dire. Sì, finalmente. Leva sta merda. Migliore run della vita. Voi lo sapete che devo arrivare fino all'Abandonia per cambiare il nome di Magikarp, perché sono un idiota. Yeah, mamma, sono un vero allenatore di Pokémon adesso. Guarda, io la faccio così senza neanche curarmi. Proprio così. Andiamo a caso proprio. Se vinco mi dovete un panino. Mi dovete un panino. E ovviamente lo chiameremo Se. Però da bravo bot quale sono, mi stavo dimenticando che giustamente
per avere taglio, cioè non è tutto così semplice, ed è, bisogna andare a fare la MNN. Ma non ho voglia. Quindi lo faremo la prossima volta.